pronto il collegamento telefonico con Filippo, ancora non avete provveduto. Sono qua. Non è possibile, non è possibile. Dopo quanto? 3 mesi e 10 giorni. 3 mesi che non sei al telefono oggi, com'è possibile? Cioè, mi ero abituato a sta voce che arrivava all'interno dello studio, invece adesso... Innanzitutto grazie a tutti voi, grazie a te, grazie a tutti i tecnici e gli operatori di TEN, non li cito per nome perché sicuramente me ne dimenticherei qualcuno, che in questi lunghi mesi mi avete consentito di continuare questa trasmissione. Questo mestiere. Questo mestieraccio. Questo diciamo. Mestiere, però la maggior parte sono juventini, quindi... C'è anche quello che mi sta riprendendo ora, e anche quell'altro che mi riprende da là, forse anche qualcuno dei nostri ospiti in studio. Nostri ospiti, no, non ce ne so, non ce ne so. Riprenderemo un po', insomma, compatibilmente con le esigenze che continuano, ahimè, continueremo anche i collegamenti telefonici, ma insomma, speriamo di essere più qua che per te. Sempre più rari i collegamenti telefonici. Sì, speriamo. Qua, insomma, qua ci sono 3 medici, però insomma, non mi aiutano in queste 3. Cioè, la fisioterapia è una cosa pesante, credete, più pesante del dopo. Comunque io devo dire che sono contento di averti in studio. Grazie a te. Hai superato un momento di grande difficoltà, chiunque avrebbe subito come dire, una sorta di contraccolpo anche psicologico, e rimanere a casa 3 mesi non è facile, però grazie a Dio le cose si superano con la forza di volontà, con la come dire, col sostegno delle persone che ti stanno vicine, questa è la cosa più bella. Però adesso dobbiamo parlare di altre cose, dobbiamo parlare di sanità. Di sanità, per parlare della sanità. Sanità. Ma secondo te l'Annunziata è penalizzata o no? Anche da questo... Allora, noi ne abbiamo parlato più volte e qua io poi vorrei sapere cosa ne pensano i nostri ospiti che da qui a poco li presentiamo. Perché c'è una discussione su questa storia, dice, non è vero che è stata penalizzata, l'Annunziata, è stata fatta anche una polemica nei confronti miei da Attilio, dice state alzando troppo il tono della polemica, non è vero, l'Annunziata ha le stesse criticità di altri presidi ospedalieri, insomma, secondo me da Attilio non è così, ce n'ha qualcuno in più, insomma, dimostrata anche dal fatto che quello che si è verificato a Cosenza, lo sciopero, la manifestazione, testimonia di una criticità superiore. Ora, io continuo a ritenere che l'Annunziata ha delle criticità superiori al Pugliese e ai Riuniti, mi limito ovviamente soltanto agli altri così. Due app. È così o no? Cominciamo subito, è così. Però può darsi che sbagliamo noi, Io credo sì, no, credo assolutamente che le criticità di questo ospedale, di questo ente ospedaliero siano maggiori che non quelle di altri. Io anche qui ho ribadito più volte che negli ultimi 15 anni abbiamo avuto delle amministrazioni che hanno vissuto sulle spalle di momenti d'oro degli anni 90 e sostanzialmente in questi 15 anni abbiamo avuto sempre un trend in discesa. Questa è la realtà dei fatti. È un trend in discesa che in parte è legato alla mancata sovvenzionamento di fondi necessari per ristrutturare, cioè per investire in nuova tecnologia. In parte è dovuto a un ospedale strutturalmente inutilizzabile dove ci sono stati buttati. Io sono arrivato qui nel 1990. E da allora che non ho mai visto un giorno in cui questo ospedale non venisse, avesse un cantiere aperto per ristrutturazione. All'epoca c'era la discussione se fare un ospedale nuovo o ristrutturare il vecchio. Vinse l'opinione di ristrutturare il vecchio ed è stata veramente drammatico per Cosenza. Lì forse è stato l'errore più grave. È stato drammatico, sì. Quello è un errore estremamente drammatico, perché un ospedale del 1930 ci sono delle barriere architettoniche che sostanzialmente impediscono un adeguamento, diciamo, normale, quello che la comunità europea vuole che sia un ospedale. Poi, chiaramente, con tutta la politica, noi, signori miei, non abbiamo un governatore cosentino della regione questo Calabria dai tempi di Guarasci. È tranne un a breve tempo di Cecchino Principe. Cecchino Principe. Certamente, quelli che sono venuti erano Reggini o Catanzaresi, hanno tirato dalla loro parte.
Noi, io speravo e spero molto in questo governatore che possa a un certo punto non dire sono il governatore di tutta la regione. Sì, fa il governatore non di tutta la regione. Non privilegi ma equità. Diciamo. Ma no, dobbiamo riequilibrare. Dobbiamo riequilibrare il passato. Sentiamo Pietro Leo se è di questo stesso. Ma io sono un po' più giovane, anche se sono calabrese, ma vengo, vi lavoro in questo ospedale dal 2004. Dal 2004 la situazione, forse io non userei il trend che il trend è calato. La qualità dell'assistenza è quella che poi conta ed è quella che poi noi eroghiamo e secondo me non è calata. I numeri ci dicono che le prestazioni che noi eroghiamo, nonostante una riduzione del personale che è oltre e superiore al 20%, continuiamo ad erogare prestazioni e a produrre DRG pesanti. Probabilmente abbiamo raggiunto un livello di appropriatezza nelle prestazioni, soprattutto nel ricovero, che è superiore a quello che c'erano 20 anni fa. Io faccio solo un esempio per dire che a me dispiace parlare della penalizzazione di Cosenza verso Catanzaro o verso Reggio. Per me la grande penalizzazione Cosenza l'ha avuto quando qualcuno in ospedale ha rifiutato l'idea che a Cosenza ci potesse essere l'università. Quello è stato, secondo me, il momento più cupo delle scelte dei professionisti calabresi. 30 anni fa, quando nacque la Lunical, doveva nascere anche l'Università della Calabria di Medicina a Cosenza. La Facoltà di Medicina. La Facoltà di Medicina. E non l'hanno fatta. Non l'hanno fatta perché c'erano degli interessi contrari. Ancora oggi c'è qualcuno che pensa che l'Università a Cosenza non debba essere fatto, l'Università di Medicina. C'era già Catanzaro però, dottore? No, 30 anni fa non c'era. Quando è arrivato Andreatta c'era la libera università. Non c'era niente. Noi a Cosenza, ai tempi, ero appena laureato, si parlava già di Università della Calabria e noi abbiamo con sdegno detto che non avevo bisogno dei baroni. Non lo ricordo bene perché poi io emigrai. Quindi il primo problema è questo, secondo me. L'idea che a Cosenza debba tornare un'università con il numero di persone e di studenti in medicina che vanno fuori dalla regione è un punto d'orgoglio, è un punto che bisogna perseguire, perché questo significherebbe anche un rilancio, significherebbe anche una nuova vivacità. Come i metodi sono da vedere. E non è vero che ci vogliono soldi, perché i soldi che ci vogliono sono quelli che poi non vanno fuori. E poi soprattutto dobbiamo capire che quando una realtà è in crisi, l'unico modo per farla uscire fuori dalla crisi è investire, non chiudersi, non mettersi in, come dire, se un'azienda in un momento di crisi gioca in difesa, quando poi scompare la crisi scompare anche l'azienda. Lo sta succedendo anche in Italia, in tante aziende che non erano sane e non hanno investito. Chiaro. Ma tornando a noi, non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo un tasso di ospedalizzazione che è di 1.200 per 100.000 abitanti, che è al di sotto della media nazionale. La media nazionale è 1.600. Quindi noi ricoveriamo poco, ma Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, perché purtroppo nel tempo abbiamo ridotto i posti letto, abbiamo ridotto la disponibilità. Quindi il problema del pronto soccorso, che è quello che poi sempre campeggia, esplode. No, è che crea. Noi al pronto soccorso possiamo metterci 350 medici, possiamo metterci 8.500 infermieri, ma poi questi pazienti dove vanno? Nell'ospedale di Cosenza di quanti posti letto in meno siamo? 150 rispetto a quelli che dovremmo avere. Ma come li attiviamo 150 posti letto se non abbiamo personale medico, infermieristico e personale tecnico? Allora è un gatto che si morde la coda. Ma questa è una realtà che secondo me va vista non solo in contrapposizione campanilistica. È vero, noi probabilmente siamo stati penalizzati, non v'è dubbio, basta soltanto guardare agli altri. Io questo dicevo, dottore, rispetto agli altri due hub, a Catanzaro e Reggio, al di là della qualità delle prestazioni, che è quella che lei sta dicendo e non ci sono dubbi, e lì c'è un punto anche di rapporto fra medici e assistiti che è più alto negli altri due hub. Certo, ma questo è una cosa che almeno da 10 anni a questa parte sta succedendo. Sì, certo. E quindi probabilmente, come dire, non siamo stati nemmeno tanto capaci noi di far valere le nostre istanze. Ora, se noi abbiamo, il problema in questo momento è che in Calabria noi riusciamo a risolvere in qualche modo il problema dell'urgenza. Il paziente urgente che viene al pronto soccorso trova una risposta, più o meno trova una risposta.
ma noi non abbiamo più pazienti in elezione negli ospedali. E quando un ospedale non ricovera l'elezione va fuori. Quindi noi, per risolvere i problemi del pronto soccorso, stiamo perdendo i pazienti in elezione, che vanno a farsi operare fuori, vanno a fare gli accertamenti fuori, eccetera, eccetera. Tutto questo perché noi abbiamo un sottodimensionamento dei posti letto, che sarebbero un polmone fondamentale. Voi pensate che all'Annunziata, escludendo Rogliano che comunque ha dei problemi, abbiamo soltanto nel Dipartimento di Medicina 80 posti letto, 40 nelle medicine, tra medicina e reumatologia, 20 in gastroenterologia e 20 in geriatria. Vi rendete conto? Con la mole di persone che c'è. Abbiamo un tasso di ospedalizzazione del paziente che accede al pronto soccorso bassissimo, forse quello più basso d'Italia. Allora forse il problema non è il pronto soccorso soltanto, il problema è quello che deve essere il polmone del pronto soccorso, che sono le strutture, i posti letto, i servizi. Dottore Bonofiglio? Sto alla... all'Annunziata dal? 1979. Quindi fra i tre diciamo è quello che ha più anzianità più vecchio, di Annunziata. No, ma io voglio stare alla domanda che mi facevi. Cosenza perché è penalizzata? Perché fondamentalmente quando qui si potevano fare, come altrove, si potevano fare dei concorsi, qui non sono stati fatti. Non sono stati fatti non soltanto perché c'erano degli amministratori che un po' marciavano a passo lento, ma anche perché ci sono stati dei ritardi burocratici della regione che non ha nominato alcune figure che erano fondamentali per costituire le commissioni. E questo ovviamente ha penalizzato in termini di risorse umane e anche di progettazione dello sviluppo dell'azienda, ovviamente. Catanzaro, Reggio Calabria a quei tempi fecero i concorsi e noi non abbiamo fatto i concorsi. Parlo del 2009 e anche prima del 2009. Questo è un primo dato. Il secondo dato è che noi in Italia abbiamo avuto in questi ultimi 30-40 anni due piani sanitari nazionali. Solo due sono stati i piani sanitari nazionali che sono stati licenziati dal governo. E un solo piano sanitario regionale che ormai risale alla notte dei tempi, che è l'ultimo piano sanitario è stato quello di Rocco Trento. Poi c'è stato il vuoto, in questo vuoto... Quindi stiamo parlando Rocco Trento? Aiutatemi dell'87-88. Che è stato rivisto successivamente, ma sostanzialmente abbiamo avuto un solo piano sanitario regionale. Quindi voglio dire, non c'è stata un'idea di governo della sanità in questi anni, ma non c'è stata un'idea di governo che in questo vuoto istituzionale regionale sia stato colmato dagli amministratori dei singoli hub. Evidentemente nel nostro caso c'è stata una scarsa capacità di produzione fantastica su come pensare a far crescere, a far lievitare questa azienda. E questi sono stati, diciamo, gli ingredienti che hanno ritardato lo sviluppo della nostra azienda. Accanto a questo, quello che emerge dal piano operativo ultimo, che dovrebbe in qualche modo ridisegnare tutta la rete ospedaliera calabrese, io non voglio dire che c'è penalizzazione tra uno e l'altro, ma la domanda che uno che legge quelle carte si pone è perché c'è disomogeneità. Questo è il punto. E allora, se una struttura complessa è tale a Reggio Calabria, deve essere altrettanto tale a Catanzaro e a Cosenza. Non si capisce per alcuni aspetti perché queste disomogeneità. Allora ci vorrebbe un potere ermeneutico, proprio interpretativo, per capire il motivo per cui si determinano queste forti disomogeneità. Però sono anche legate... Fermati un attimo, per favore. Fermati un attimo. E che diamine? Ma disomogeneo non significa... Cioè, praticamente, tra uguale finalizzazione. Scusa, Rodò, invece di essere educato che sono rientrato, guardate quanto è scostumato. Dai, stai un po' calmo. Guardate quanto è scostumato. Disomogeneo...
cioè capire il messaggio disomogeneo, dice sei appena appena disuguale. Il disomogeneo invece per qualcuno è proprio diventa una vera e propria penalizzazione, perché quello che tu riferivi, se a Reggio, a Catanzaro c'è l'unità operativa di dermatologia, non si capisce perché a Cosenza ci deve essere l'unità, allora non è disomogeneità, è penalizzazione. Sì, ma io voglio capire qual è il criterio che sta dietro. Il potere contrattuale vostro allora. Qual è stato? Evidentemente è stato vostro di chi, dei dottori? No, vostro complessivo della struttura, perché ci sono l'organizzazione. Sì, ma noi facciamo parte di un'entità. Ho capito, c'è qualcuno che la governa questa struttura. Che devono, che cosa è successo? Uno dice stanno penalizzando, aspetta un attimo, che faccio sapere ai cittadini che qui la situazione non per colpa nostra è peggiorata, ma perché c'è un diverso trattamento, un diverso modo di concepire che tipo di sanità riservare a Cosenza. Ma loro stanno dicendo la stessa spiegare cosa. Allora, la parola causata dal dottore Bonofiglio si presta all'equivoco, disomogeneità di rispetto a una penalizzazione, perché il caso di, guardate, il caso di dermatologia è assolutamente clamoroso. Ma te ne perché faccio altri esempi, ce ne sono altri esempi. Però sì, quello che mi viene in mente subito è assolutamente clamoroso. Ma il criterio è che loro ci devono spiegare, un apparato regionale che governa la sanità deve spiegare il motivo di queste disomogeneità che è ovvio che diventano penalizzanti. Che sono in conflitto fra l'altro con gli standard. Assolutamente sì. E allora, gli standard ospedalieri sono chiari. Ci spiegassero qual è stato il criterio. Poi se è penalizzante, sicuramente sarà penalizzante, per Cosenza sarà penalizzante, però noi vogliamo capire qual è il meccanismo che sottende questo. Un ospedale che costava troppo, un ospedale sovradimensionato, un ospedale che non riusciva a garantire i servizi, almeno questo era riportato nel report che è stato preparato allora dal governo Scopelliti, quando Scopelliti venne a Cosenza disse non è vero che Cosenza è stata penalizzata. Cosenza che cosa speravi che ti dicesse? No, però nessuno gli ha detto no, guarda che non è vero, non è così, perché i numeri sono diversi, perché non è come dici tu, perché la situazione è completamente tutti quanti a dire sì, ma va chi bene. Glielo doveva dire? Un direttore generale che nominato da lui? Ho capito, ma va bene, ma allora tutta la struttura, nessuno viveva sulla propria pelle le disfunzioni, non doveva dire guarda, ma che cosa stai dicendo? La situazione non è questa. Attilio, è ben piano diversa. Operativo è stato tenuto nei cassetti. Noi non conoscevamo il contenuto del piano operativo 2013. Sì, però 2015. Ti rendevi conto che man mano la situazione andava peggiorando in ospedale. Però bisogna dire un'altra cosa, che io ho sentito con le mie orecchie che il nuovo commissario alla sanità, l'ingegnere Scur, ha detto, noi abbiamo dovuto portare al tavolo Massicci questo piano operativo perché era un atto istituzionale dovuto. Adesso, nell'ambito delle contrattazioni tra noi e le singole aziende, vedremo di modificare e di annullare una serie di disomogeneità. Ha detto anche non si stravolge però. Non si stravolge, però fa riferimento ad una contrattazione. Allora voglio dire, adesso sta a noi e al management attuale, insieme allo staff tecnico, prendere questa occasione per rivedere i punti che sono penalizzanti e pensare di ridisegnare un'azienda che sia degna di questo nome, altrimenti io non vedo quale altre possibilità oggi noi abbiamo. Scusa Renzo, vuoi spiegare al pubblico che cos'è il tavolo Massicci? Perché uno pensa che è il tavolo pesante. Che cos'è il tavolo Massicci? Il tavolo Massicci è quello ex Massicci, è il tavolo dove è il tavolo di compensazione, di rendicontazione che le aziende in piano di rientro hanno nei confronti dello Stato, e questo è un tavolo che si rinnova trimestralmente per vedere a che punto è il piano di rientro. Questo è il tavolo Massicci. Io però c'ho un punto, sì, dobbiamo mandare forse la pubblicità. Dobbiamo mandare la pubblicità? No, ancora non c'hanno. È il punto quale? Un minuto abbiamo. Se è vero quello che noi stiamo dicendo, però, cioè che quindi l'ospedale e la sanità pubblica a Cosenza è stata penalizzata, io non vedo una reazione non da parte loro, della gente. Non vedo una reazione né da parte dell'opinione pubblica, né della gente né della politica. Cioè secondo me, alcune mattine io mi alzo, ma forse stiamo sbagliando noi, perché non essendoci reazione, significa che non c'è nessuna percezione immediata della situazione drammatica, perché forse come dice il dottore Leda è sicuramente vero, perché le prestazioni continuano ad essere più o meno erogate e alcune sono anche di qualità, anzi la gran parte. Però io mi chiedo, dopodiché, allora queste lamentazioni
dove vanno a sbattere. No, ma io voglio precisare una cosa, ci sta il dottore Gentile e il dottore Auteri, che è il commissario, che vanno tutte le settimane a Catanzaro a discutere, a sbattere i piedi per cercare di ottenere qualcosa. Il problema è che loro non è che vanno con le mani vuote e ritornano con le mani piene, che lì non gli danno nulla. Vanno con le mani vuote e ritornano con le mani vuote, non gli danno nulla. Non è che non c'è nessuno che protesti, anzi, ci sono quelli che protestano. Protestano, però siamo inascoltati. No, io mi riferivo al di là dell'ambito, diciamo, che quello che dicevo, della società, della politica. Diciamo, squisitamente tecnico, noi possiamo comunque, non dico impugnare, ma contestare l'attuale assetto dato dalla famosa rete, soltanto appellandoci a quelli che sono gli standard ospedalieri che deve avere un hub che ha 700.000 abitanti come bacino d'utenza. Questo è quello che noi dobbiamo fare, perché se incominciamo a dire ma tu ne hai 4, io ne ho 5, poi alla fine finiamo col fare un discorso di campanile. Noi dobbiamo pretendere di avere quello che ci spetta in base alla nostra area e soprattutto in rapporto a quelli che sono gli abitanti che dobbiamo seguire. Quindi i criteri per cui una struttura diventa complessa invece che semplice piuttosto che dipartimentale sono dati dalla entità, dalla dimensione degli utenti che insistono su quell'app. Questo l'ha fatto la Toscana, l'ha fatto l'Emilia Romagna e l'ha fatto anche la Lombardia. Lo dobbiamo fare anche noi. Mando la pubblicità, torniamo tra poco. Siamo tornati in diretta. E queste trasmissioni continuano anche durante la pausa, insomma, e il punto si discuteva contrapposizione o meno. Il problema esiste, partiamo dal... Allora, dal adesso vi svelo un piccolo retroscena. Qualche giorno fa, in occasione di una intervista che abbiamo fatto al Presidente della Regione, un nostro giornalista ha chiesto al Presidente della Regione ma scusi, questa situazione della sanità, questo piano che riguarda il riallineamento degli ospedali, chiamiamola come volete, ma tutti protestano, tutti si lamentano, Cosenza risulta essere la provincia penalizzata, lei che ha intenzione di fare? Lui ha detto testualmente alla nostra giornalista, vedrete tra un po' che tutto si metterà a posto. Quindi c'è la volontà da parte del governatore, mi pare, no Filippo? C'è la parte del governatore di ridiscutere evidentemente con scura dei problemi che sono stati sollevati, mi pare che arrivino da più parti. Perché a Cosenza, per esempio, non per dire Cosenza diversa a Catanzaro, non è una contrapposizione, però io dico cardiologia interventistica, no? L'interventistica cardiologia passata a struttura semplice, dermatologia, struttura semplice, insomma, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, anche qui bisogna capire come organizzare una risposta che possa essere accettata dai cittadini di questa terra. Poi è stato detto nel corso della campagna elettorale riapriremo Praia Mare, e Praia Mare non è possibile perché non c'è. Qualche giorno fa noi abbiamo mandato in onda un servizio che i sindaci del Tirreno Cosentino dice, ma scusatemi, noi qui siamo messi male, possibile che nessuno si è accorto quando si va a ridisegnare che quest'area è completamente abbandonata o in confusione, perché forse il termine giusto è in confusione. L'area dell'Alto Ionio Cosentino è senza un ospedale, noi abbiamo ospitato i sindaci qui, i quali dicevano noi siamo messi malissimo, chiude l'ospedale, dobbiamo andare in Basilicata. Cioè, allora, di che sanità vogliamo parlare? Scura ci dice abbiamo ottenuto 100 milioni dal tavolo massicci perché abbiamo i conti che stanno migliorando. Forse se andiamo a vedere bene i conti, ci sono alcune ASP, specie nell'area sud della Calabria, e quando verrà fatta un'analisi seria sui bilanci, saranno dolori. Queste sono
informazioni che il nostro mestiere riusciamo a percepire. Però vorrei fare una piccola incisa. Noi stiamo parlando qui della rete. Parlando della rete parliamo di strutture complesse, di strutture semplici, di strutture dipartimentali, parliamo di figure apicali, ma stiamo dimenticando che la nostra realtà calabrese si è depauperata negli ultimi 7-8 anni di personale sanitario in un modo spaventoso. Cioè, pensare che noi possiamo risolvere i problemi creando una struttura complessa piuttosto che due, o viceversa, non è quello il problema. Qui manca l'esercito. L'ospedale di Cosenza, l'ultimo concorso per dirigente di secondo livello, è stato fatto, penso, 16 anni fa. Non abbiamo il rinnovamento della classe medica dell'ospedale. Gli unici che sono più giovani sono i cosiddetti incaricati, che hanno una situazione di frustrazione spaventosa, perché dopo 10-12 anni sono ancora incaricati. Sono ancora precari. Allora, la situazione, vabbè, stiamo discutendo i comandanti, ma di quale esercito? La rete ha previsto, cioè è stato previsto che le persone fra qualche anno andranno via. Io vi dico solo un dato. Se si riesce a capire qualcosa in più. Però. Sì. Vi dico soltanto un dato. Nei primi 3 mesi sono andati via 6 medici, a Cosenza e 12 infermieri. Si prevede che per la fine dell'anno i medici dovrebbero essere una trentina e gli infermieri 110. Che andranno via. Ma noi ci stiamo preoccupando di questo che sta succedendo. Ma quale saranno? Che cosa lascerò io o lui quando andremo via fra qualche anno? A chi abbiamo avuto la possibilità di insegnare quel poco che sappiamo? Non ci sarà, c'è una generazione che è stata completamente saltata. Di questo non se ne preoccupa nessuno. Noi non abbiamo l'esercito. Noi non abbiamo personale per poter far fronte alle esigenze che abbiamo, per poter aprire quei posti letto che la Regione ci dice di aprire, perché ne abbiamo di meno di quelli che ne dobbiamo avere. Il polmone per sfogare le richieste. E noi parliamo della rete. A me la rete interessa. Ma chi dovrebbe porsi questo problema, dottore Raio, secondo me? Ce lo stiamo ponendo noi stasera? Stasera, infatti, noi stiamo facendo, ce lo siamo posto me, facendo un salto di qualità. Uno sciopero dove la cittadinanza ha partecipato in modo risibile. Allora vuol dire che la cosa non interessa, perché si pensa di poter risolvere i problemi in altro modo. Noi stiamo lavorando con prestazioni aggiuntive al pronto soccorso, nei reparti per coprire i turni. Ma di questa cosa qui, la Regione, che cosa ci dicono? Siamo veramente tanti, siamo così fannulloni da non riuscire a risolvere il problema. Facciamo un benchmarking con le aziende del nord. Io vi dico soltanto che, per non parlare delle cose fatte in casa, la mia unità operativa nelle altre regioni ha 5 persone in più come medici e ha un personale infermieristico il doppio. E Renzo Bonofiglio, che sicuramente può confermare, che le cose che fa lui con la stessa unità operativa, nelle altre unità operative quante hanno? Il doppio di personale. E allora di che cosa stiamo parlando? Di questo non si vuole affrontare il problema. Abbiamo degli standard, gli standard devono essere osservati, bisogna che la Regione ci dia il personale. Ci devono dare personale e non con l'incarichino. Dobbiamo stabilizzare innanzitutto quelli che da 12 anni stanno lavorando, che abbiamo formato e che rischiamo di perdere. Poi dopo cominciamo. E nonostante questo però la qualità, ma perché questo mi colpisce nel salto di qualità della discussione nostra ormai da mesi, nonostante questo la qualità del servizio che voi riuscite a fornire è mediamente buona, dottore Corriere, la vedo un po' perplesso. Non è che sono perplesso, è che non credo che nell'ambito... La popolazione, l'utenza sa dove si può rivolgere e dove non si deve rivolgere. Quindi non sta a me fare elaborare delle esaltazioni o elaborare delle denigrazioni nei confronti di colleghi e quant'altro. La popolazione sa dove deve andare, quando deve andare e quando non ci deve andare. Quindi non è questa la sede in cui si può fare questo discorso. Quello che dice Piero è verissimo. Non è uno degli aspetti, però la complessità della sanità dell'Annunziata io la configuro come un prisma, cioè non sono
un lato, due lati, tre lati, sono più lati che vanno analizzati. Quello che lui ha analizzato adesso, la mancanza del turnover, la mancanza di giovani nel nostro ospedale, sono uno dei tanti aspetti delle criticità di questo ospedale. Non è solo quello. A quello dobbiamo aggiungere altro. Quindi qui diciamo tutte cose verissime, però credo che dobbiamo avere un po' le idee chiare, nel senso che tutti questi problemi vanno analizzati l'uno accanto all'altro. Non perché l'uno è più importante dell'altro, sono tutti problemi che vanno affrontati e sono tutti importanti. Sì, ma bisogna pur però cominciare a Attilio, cioè, il problema, dire, non, l'interlocutore, capito, non sono io, non è lui, non è l'altro. Sì, ma, ma dico, chi è depositato... Ma loro il problema che manca l'interlocutore. Sì, ho capito, va bene, io dico, se un ufficio del commissario ha in animo di intervenire e di modificare il livello della qualità del servizio sanitario in questa regione, chiama loro per cosenza, chiama il commissario e discute col commissario. Ho detto perché una cosa seria si fa così, quando veramente si vuole intervenire si va alla radice. Hai posto un problema, la mia preoccupazione la voglio esporre subito a te e anche ai nostri tre ospiti. Quando tu hai citato quell'intervista ad Oliverio e lui ha detto ce l'ho chiaro e saranno risolti i problemi, la mia preoccupazione è che il suo potere... Voglio interrompere un attimo, che sia concetto, cioè lui si rende conto che esiste il problema della criticità, quindi poi da qui è lui, prendendo spunto del fatto, cioè si la rende mia preoccupazione conto... è che lui nei confronti del commissario non abbia questo potere, questa è la mia preoccupazione. Questa è un'opinione, un'opinione che può essere che condivisa poi... oppure non può essere condivisa, ma... E io dico la mia, appunto, siccome la condivido anch'io questa opinione, credo che questo il 2015 sia un anno di transizione. Ho capito, sono perché il nostro governatore sicuramente ha a cuore la situazione della sanità cosentina, perché Cosenza lo ha eletto, gli vuole bene e lui questo affetto lo ricambia. Però certamente io credo che in questo momento lui non abbia il potere. Per intervenire. D'accordo. Quindi il 2015 si aspetta che la Regione Calabria esca dal piano di rientro e il governatore possa comandare, ordinare e organizzare una nuova sanità. Questo ma è il mio pensiero. Ma chi ci fa uscire dal piano di rientro quando siamo una dottore manna? Dottore Bono, che lei non la condivide. Rappresentiamo una manna per alcune regioni del paese. No, ma ma chi ci farà mai uscire dal piano di rientro? Fino a quando uscirà adesso qualcosa che diranno nel vero? Saranno i numeri che quelli. Ci fanno uscire. Ma se noi rappresentiamo una manna per alcune regioni del paese, alcune regioni più ricche del paese. Ci sto lasciando pessimista al telefono. Ma chi ti fa uscire dal piano di rientro? Sembra che c'è bisogno del commissario. Ma la Lorenzina ha parlato di 3 anni l'altro giorno, ha parlato di 3 anni. Non ne faremo più trasmissioni sulla sanità se ci sono 3 anni di commissariamento. Vi certifico che trasmissioni televisive sulla sanità pubblica non ne faremo, perché non esisterà la sanità pubblica. Noi dobbiamo partire da questo punto. Si dice in giro, nei corridoi del potere, che i precari verranno prorogati fino al 2018. Perfetto, già erano stati prorogati fino al 2016, quindi allora, e quindi questo piano delle nuove assunzioni, dottore Bonofè, in attesa che praticamente si tradurrebbe a niente. No, questo non sembrerebbe così, ci sono degli ma se i precari vengono i precari prorogati. Non mi appassiona. Guardate, scura qua ha detto che c'erano 500 nuove assunzioni. Allora, il commissario ha detto che c'erano 500 nuove assunzioni, d'altra parte ha differenziato... Non solo a Cosenza, voglio precisare. Sì, ma ha differenziato un percorso a parte per i precari, cioè questo numero va oltre al numero dei precari, quindi il numero dei precari non è compreso in questo... Quindi meglio, Meglio. Adesso, so che ci sono state una prima deroga... così come è stato fatto per la Mater Domini di Catanzaro, è stata fatta una prima deroga anche per l'azienda ospedaliera di Cosenza per l'assunzione non so di quanti medici. Questo come primo atto.
a cui succederà un secondo atto per andare a rimettere in sesto lì dove ci sono tutti questi, questa formaggera fatta di buchi, di risorse umane, per poter mettere in sicurezza, perché il problema di cui parliamo poi si dice perché i cittadini non partecipano, perché c'è un problema di insicurezza che si percepisce nell'aria e che è frutto anche di questo dibattito che sta diventando asfissiante anche sulla sanità, per cui è chiaro che la gente poi percepisce il rischio di una sanità che non funziona, e questo è un problema con cui noi comunque dobbiamo fare i conti. Adesso vedremo all'atto pratico, nel momento in cui ci sarà questo cronoprogramma di assunzioni, questo che tipo, che tipologia di... Ma quindi noi non ne dovremmo parlare, no? Mi sta venendo un dubbio, perché se ne parliamo alimentiamo l'insicurezza, secondo voi. No, non è che non dobbiamo parlare, Fili, non è questo... non siamo noi che stiamo facendo terrorismo, però in questi anni, voglio dire, è chiaro che abbiamo discusso della nostra sanità mettendo a nudo le criticità di questa sanità, che poi la percezione che il pubblico ha, e ha ragione Corriere quando dice la gente sa benissimo dove deve andare, perché questo non può essere un giudizio autoreferenziale di noi, ma sono i cittadini che sanno comunque, perché sono più che informati, dove andare, e quel dove andare sei sicuro. Però possiamo disconoscere che questa discussione complessiva, che è democratica, trasparente, opportuna, eccetera, non abbia creato comunque incertezza, insicurezza nel... Può darsi. Perché voglio dire, se tu dai una percezione... Non parliamo dell'Annunziata qua, no, però. Usciamo fuori dal... Però se in Calabria, in un altro ospedale che non è l'Annunziata, si muore ancora di parto, signori miei, forse qualche problema... Al di là della percezione che voi state ponendo, c'è però. Sì, però una donna di 35 anni. Guardate che si può morire adesso. Ho capito, di parto, dottore Bonofigli. Si può morire di parto, ma cioè, si può morire pure per un raffreddore. Ma dico, quel grado di insicurezza, forse questo voglio dire, ma questo è anche dato da... Scusami, se questo... Alzo le mani. Se questo succede in un contesto in cui normalmente, come dire, c'è una affiliazione al tuo ospedale, è una cosa, cioè viene riassorbito come un evento possibile, perché si può anche morire di parto. Altra cosa è se tu tutti i giorni dai lo spaccato di una sanità regionale che non funziona. In questo spaccato l'elemento che può essere normale in termini di casistica diventa, come dire, l'eccezione che conferma la regola. Non l'abbiamo mai fatta, Tio, no? Mi pare. No, ma questa mi pare, o no? No, chiedevo io a lui, dico, nel caso scaduti qualche volta. Sì, però che ci siano dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Assolutamente dire, sì. Non è che possiamo far finta di no. Non stiamo nascondendo questo. Ovunque ci sono, da Reggio Calabria a Cosenza, passando per Catanzaro, per Vibo, per Lamezia, cioè il cittadino non si sente tranquillo, dicendo. Ma non dipende dalla pubblicistica negativa che è stata, dipende da una serie di fattori, perché negli anni la sanità, ce lo dobbiamo dire, è stato terreno di conquista solo per la politica, sono state costruite carriere con la politica, cioè, ma di che cosa stiamo, se no ci diciamo delle fesserie. Sì, ho capito. Cioè, vogliamo dire, dobbiamo essere onesti in dicendo questo, cioè la politica è stata utilizzata. Per cui, lo sappiamo benissimo questo. Nessuno ha cercato veramente. Ma l'ospedale è stato, come dire, gli ospedali sono stati... Un terreno di conquista, stati utilizzati... Le fabbriche del consenso. Sono stati utilizzati come ammortizzatore sociale. Allora, mi va bene l'ammortizzatore sociale, ma se l'ammortizzatore sociale avesse selezionato gli operatori, come dire, che avevano i crismi del merito... Capire. Ma non è stato così. È stato così. E oggi i nodi vengono al pettine, questo è il punto. Oh, perfetto. E allora qui, mentre qua ci siete voi tre che ci mettete la faccia, dovete sapere che tante altre persone che noi invitiamo non ce la mettono la faccia, perché qui c'è stato anche un ragionamento all'interno della classe medica che tutto sommato di posizionamento ad alcuni è andata bene. E quindi ora continuano a star muti. Ma certo. Quello è il discorso. Scusate se la banalizzo, ma devono capire, i telespettatori devono capire. Ti dico ancora di più,
se però una norma, che è il contratto, ti consente in questo paese di fare carriera per contratto, è chiaro che poi questo allarga le maglie dove il potere politico si inserisce. Questo è il punto. Però noi non abbiamo nemmeno saputo far filtro, e qui mi riferisco al management, che è stato troppo accondiscendente nei riguardi del potere politico. Noi non abbiamo avuto un'autonomia, un management illuminato in questi anni. Ora lui mi interrompe, scusami. Dimmi, che cosa vuoi dire? Se il management è stato un direttore mandato qua da Scopelliti, che al sindaco di Cosenza in carica, esatto, aveva dato il via libera per le assunzioni e per quel decreto che aveva fatto Occhiuto, e poi è stato egli stesso a fare ricorso al TAR, di che cosa stiamo parlando? Perché dovrei interrompere? No, perché dice, ce l'hai sempre perché? Con questo no, Gangemi. Ma non esiste. Sì, ce l'ho con Gangemi. Ma non è questo. Io non difendo nessuno. Ma che stai dicendo? Perché non solo su di lui sono le responsabilità, ma su di lui gravano molte responsabilità. Le più recenti sicuramente. Assolutamente sì. Le più recenti. Le più recenti. Le più recenti. Poi ci sono anche altre. Le più recenti. Ce ne sono altre. Assolutamente sì. Però Pietro Leo, poc'anzi, poneva l'accento anche su un altro problema. Mi stai facendo innervosire e non mi posso neanche innervosire. Ti devi innervosire. Diceva, scusate, ma noi alla fine dobbiamo garantire i servizi. E se non ci mettono le condizioni di garantire i servizi, che servizi garantiamo? Non possiamo garantirlo. E poi c'è quell'altro... No, Pietro Leo è posto un problema ancora più importante. No, aspetta, quella anche della, come dire, di chi dovrà prendere l'eredità... coloro i quali questo è il problema adesso andranno in pensione, andranno via. Chi ne parla? Chi ci parla di questo? Chi si interessa di queste cose? Nessuno. Quale discorso di prospettiva si può fare se noi siamo calati mani, piedi, testa e capelli in una piena emergenza? Quello guardi, io mi rendo conto che nel nostro ospedale, penso che, come dire, i miei colleghi saranno d'accordo, è un ospedale votato e dedicato fondamentalmente all'emergenza urgenza, perché l'ospedale è per acuti. Però c'è da dire una cosa, che nel nostro ospedale ci sono strutture che rispondono a queste esigenze e strutture che non rispondono a queste, cioè non hanno questa etichetta di emergenza e urgenza. Ora, se io fossi il direttore di una struttura privata che ha per contratto con l'utenza la creazione, o meglio, la rispondere all'utenza fornendo dei servizi che riguardano l'urgenza e emergenza, non farei al mio interno delle strutture che non fanno l'urgenza e emergenza. O meglio, le farei dopo. Esatto. Chiaro il concetto? Chiaro, chiarissimo. Allora, se la mia mission è questa, se io devo produrre motori, perché i motori mi chiede il mio committente, e io non mi metto a produrre ammortizzatori, io produco motori. Allora, probabilmente nel nostro ospedale, nel Mare Magnum, c'è un'area che non è piccola, che è altrettanto importante, altrettanto dignitosa, sì, sì, che è fondamentale se essere in un hub e quant'altro, ma che non risponde a questa esigenza. Ora, nel momento in cui noi abbiamo un'esigenza stridente, che è l'emergenza urgenza, il problema del pronto soccorso, dei ricoveri, che le persone che stanno 2 o 3 giorni in attesa di un posto letto, noi dovremmo porci il problema, come rispondere a questa esigenza? E questa esigenza si risponde facendo delle scelte coraggiose, dicendo a Renzo, dico Renzo, dica, tu in questo momento mettiti un po' da parte, mi dai i tuoi infermieri che ne ho più bisogno, appena ci siamo messi a norma ti ridiamo gli infermieri, tu sei un servizio che in questo momento, come dire, hai un impatto su quella che è la nostra criticità inferiore a quella che ha Corriero, che invece opera le aneurismi in urgenza, gli ematomi subdurali e quant'altro. Questo sarebbe in una struttura privata, uno farebbe un discorso di questo genere. Io non ti voglio mortificare perché tu non fai l'urgenza, però in questo momento a me serve rispondere all'urgenza. Allora, personale medico è difficile riciclarlo, ma il personale infermieristico lo puoi riciclare. Allora, noi ci troviamo in realtà dove ci sono persone che hanno 2 o 3 infermieri che fanno 15-16 reperibilità a notte per le urgenze, e altre persone che invece alle 8 fanno 8-14 e se ne vanno a casa. Allora, questo di fronte a questo, di grande coraggio, vedi? Di fronte a questo bisogna che il management
prenda le decisioni, altrimenti i tre infermieri che fanno le reperibilità una notte sì e una notte no, prima o poi se ne vanno e noi perdiamo un altro pezzo dell'emergenza. C'è una fuga dell'emergenza. Quando si tratta di emergenza tutti scappano via. Nessuno vuole andare al pronto soccorso. Chi va al pronto soccorso perché ha vinto un concorso al pronto soccorso si imboscano. E adesso abbiamo anche un problema di persone inidonee a fare l'emergenza che dobbiamo andare a riciclare. Ma di che cosa stiamo parlando? Questo è un caos. Ma è un caos non professionale, organizzativo o gestionale. Andiamo alla pubblicità. Abbiamo un dottore Leo scatenato stasera, no, ma di proposte. Poi voglio affrontare un tema che lui ha posto. Sì, ma devo mandare la pubblicità però, Mando la pubblicità, no. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo. Siamo questo tornati in diretta. Questo è il punto. Con Piero ci siamo già scontrati in consiglio di direzione su questo aspetto, perché chiaramente lui solleva degli aspetti estremamente veri. Quando c'è la mancanza di personale, sia medico che infermieristico, mi riferisco a quella che è praticamente la sua area, lui è capo dipartimento della medicina. Quindi, quando noi ci siamo scontrati, perché lui proponeva, visto che venivano a mancare determinati elementi, sia medici che infermieri, dice io allora a questo punto io chiudo l'ambulatorio, perché lui ha tre ambulatori, credo, se correggimi se sbaglio, tre ambulatori attivati ogni giorno, più 20 posti letto. E proponeva, dice io chiudo 10 posti letto e tengo gli ambulatori aperti. Momento. Io ho contestato a lui questa soluzione, ho detto l'ambulatorio è un'attività ambulatoriale territoriale, tu sai una mission che è quella ospedaliera di ricovero, quindi gli ambulatori sono del territorio, il problema lui poi ha ribadito, ma il territorio non dà questi servizi, d'accordo, ma noi questo territorio che ce l'abbiamo a fare? E quindi... il carico di lavoro che viene sull'annunziata viene anche, è immane, e viene anche dato dal fatto che il territorio è assente. Qualcuno mi dicesse quanti medici, quanti infermieri, quanto spende il territorio. Uno degli elementi che manca. Quanto spende il territorio per mantenere tutto questo ammaradan, che poi diventa solamente un fatto assolutamente burocratico sul territorio, mentre la sanità deve essere erogata in ospedale. E invece sui LEA, dottore Bonofili, stava facendo una notazione a telecamere spente sui LEA. No, i LEA, voglio dire, noi dobbiamo garantire costituzionalmente i LEA. Allora, i LEA sono la bellezza di circa 6.000 prestazioni che il sistema sanitario nazionale deve dare, dove c'è di tutto. Non precisano dove. Io ritengo che un ospedale hub come il nostro debba disegnare una sua mission che garantisca ovviamente l'emergenza e urgenza, ma la complessità è che vada oltre a quello che istituzionalmente devono fare gli SPOC. Gli SPOC istituzionalmente devono fare quello che fa un hub, meno tutta una serie di cose che sono previste e che vanno al di là delle funzioni degli SPOC. Sì. Allora, noi dobbiamo garantire questi LEA. È chiaro che nell'ambito dell'organizzazione delle strutture complesse, semplici, ci devono essere dei riferimenti a patologie che tu devi comunque garantire. Poi, altra cosa è se quella struttura debba avere 20 posti letto e sono 20 posti letto infruttuosi perché non hanno un tasso di utilizzo di questi posti che rischiano di diventare improduttivi per l'azienda. Allora lì è il management che interviene per riaggregare, riformulare in modo funzionale, cercando di accorpare lì dove è possibile accorpare dal punto di vista funzionale, per funzioni, in modo da garantirsi una risorse umane, soprattutto infermieristiche, che su diciamo patologie omogenee possono lavorare insieme. Però non è possibile. Scusa che ti interrompo.
quando tu parli di, ed è giusto, di patologie omogenee che possono lavorare insieme, ma questo lo puoi fare quando strutturalmente è un ospedale che te lo può consentire. Allora, noi non lo potremmo mai fare. Noi abbiamo delle piattaforme, alcune piattaforme che questo già lo possono consentire, cioè abbiamo la piattaforma chirurgica che in qualche modo questo... Anche quelle mediche. No. Assolutamente, assolutamente no. Assolutamente no, io non credo che si possa fare. Noi parliamo di aree omogenee dove dobbiamo mettere personale infermieristico che deve guardare determinati pazienti e poi non può correre da una parte all'altra per, allora, sui pattini per poter vedere, per controllare i vari pazienti. Sono d'accordo con lui, non vorrei essere frainteso. Io non ho detto organizzazione per intensità di cura, perché quello è la rovina degli ospedali e succede quello che sta dicendo Corriere, cioè che il medico irresponsabilizzato rispetto al paziente, perché ha una quantità di pazienti disomogenei che deve controllare e che rischia di andare avanti e indietro su, come dei pattini, a curare pazienti di cui non ha nemmeno la diretta responsabilità, e questo è destruente per un'organizzazione ospedaliera. Io stavo pensando ad alcune strutture, diciamo, chirurgiche che possono, che fanno della chirurgia generale e che possono, come dire, funzionalmente essere, perché poi ci sono situazioni in cui tu hai 10 posti letto da una parte, 5 posti letto da un'altra parte. Se tu li devi organizzare sulle 24 ore, quanto personale infermieristico devi fare, devi mettere? E allora, siccome tra le altre cose il decreto Balduzzi ti dice che per poter essere unità operativa complessa tu devi avere 17,5 posti letto, cioè 18 posti letto almeno per essere considerata struttura complessa. Esempio, piano di riordino, sono previste strutture complesse nell'ambito regionale dove con ci sono 10. Addirittura con quattro, per riprendere il discorso di prima. Addirittura con quattro. A questo punto tu sei costretto ad aggregare queste unità per poter ottimizzare le risorse, soprattutto infermieristiche, se no come fai a tenere nell'arco delle 24 ore quattro posti di unità operativa complessa con infermiere la mattina, infermiere il pomeriggio e infermiere la notte? Quindi diventa necessario dover fare accorpamenti. Ecco perché c'è... Ma dobbiamo avere anche una struttura capace di poter recepire questa organizzazione assolutamente buona e valida. Però mi pare di capire che la proposta che faceva Pietro Leo era completamente... voi non l'avete pigliata in considerazione. Cioè? Cioè, nel senso che lui dice il management a un certo punto in questa situazione di estrema emergenza... deve assumere delle decisioni. Mi corregga, dottore Leo. A un certo punto qualche decisione la deve assumere per dire forse è meglio che facciamo un servizio in meno, cioè quello è il senso della sua proposta. E non mi pare che voi quei pazienti siete... dove vanno? Ma non si possono spostare in altre... Dove? In altre dove? In altre regioni. Perché il territorio è assente. Ma scusa, e fatemi un esempio concreto. Cioè, che cosa... Lo fa che cosa... Ho capito, ma che cosa poi chiudiamo? Allora, io posso dire... Data la mission dell'annunziata di emergenza urgenza, da lì partiva la considerazione. È complessità. Allora, perché poi dobbiamo essere pratici. Io normalmente, diciamo, che ne so, prendiamo delle unità operative. Ma facciamo degli esempi, tanto insomma voglio dire. Io non consiglierei di fare gli esempi. Allora non li facciamo, vabbè. No. Diciamo qui, diciamo che ci sono delle cose che possiamo dire. Il servizio X, che non è c'ha un numero. 5 infermieri. Sì, ma non è questo. Il problema è la funzione. Cioè questa unità operativa X che cosa fa? Altra cosa è dire la missione dell'ospedale, siccome è per patologie complesse oltre all'emergenza, è chiaro che io non faccio più in un hub le appendici che possono essere fatte chirurgicamente nell'arco del... chirurgia diurna. Allora questa non è la mia mission, io rinuncio, faccio tumori polmonari, faccio la neurochirurgia, faccio... Una rinuncia volontariamente, sì, mi sì, sentite sì, fuori sì, volontariamente. Sì, ma questo è dichiarare una... Ho capito. Sì, non sei in condizione di poterlo dare. Perché questo lo devono fare gli SPOC, non lo devono fare gli hub. Sì, ma però...
il management un po' di coraggio lo deve avere, nel senso che deve intervenire e deve scegliere, perché se no... Siamo in una situazione di crisi. Io dico, con quelle cifre che ha detto... Non si va da nessuna parte. Cioè, con quelle cifre che ha detto il dottore Leo. Allora, da qui al 2015 si perderà quel tot di medici e di infermieri. Altri, ne abbiamo già persi diversi. Perfetto. Cioè, come i chiari di luna che ci sono sulle assunzioni, sui precari che non vengono assunti, vengono solo prorogati. Ma i precari ci sono già, i precari vanno allora, noi abbiamo un problema di intervento, questo è il punto secondo me. Stava rispondendo, fermati un attimo che ti stava rispondendo. Il professor Leo, allora io ricordo che quando venne Scopelliti qualche tempo fa all'inizio del suo mandato, disse una cosa che fu applaudita da tutti, perché disse non ci saranno tagli lineari. Che significava che ci sarà stata una riduzione del turnover, però avremmo visto quali erano le strutture o le attività che dovevano essere comunque mantenute rispetto a quelle che potevano essere in qualche modo... Questo era l'annuncio. Per cui noi ci aspettavamo come hub che probabilmente di non avere lo stesso trattamento degli SPOC che comunque perdevano personale, non veniva rinnovato. E noi ci siamo ritrovati adesso... Io non so com'è la vostra situazione, io so quella della medicina, del mio dipartimento, che è veramente devastante per quanto riguarda il personale. Cioè, questa realtà, che cosa comporta? Comporta che ci sono, nel nostro ospedale, persone che devono fare i turni aggiuntivi per coprire i turni notturni degli infermieri e dei medici, e altre strutture che non hanno bisogno di fare questo. Giusto. Da lì partivo il dottor allora, Leo. Vogliamo distribuire un po' dentro lo la stesso puzza ospedale, a tutti quanti? Figli e figliastri, va, chiamiamole così. Allora, adesso c'è il problema dei medici del pronto soccorso. Dove li andiamo a prendere? Li andiamo a prendere nel Dipartimento di Medicina. Ci sarà il problema di collocare alcune persone che sono in idonee. Dove li collochiamo? Li collochiamo in medicina. E la medicina è un contenitore dove c'è tutto e di tutto. Perché probabilmente non ha forse, come dire, scusatevi, non ha la dignità della chirurgia, ma sta di fatto che è il polmone dell'ospedale. Allora, noi dobbiamo incominciare a pensare che l'urgenza emergenza non è soltanto sulla porta dell'ospedale, ma l'urgenza emergenza è in tutti quei servizi che accolgono i pazienti, li gestiscono, li curano, li rimandano via e danno la possibilità al pronto soccorso di funzionare. Questa è una cosa importante e mi sembra che tutte le volte che parlo di questa cosa la gente, come se la medicina è un'area amorfa, una mebba, dove uno va lì, poi tanto si cura da solo, non si badano alle professionalità acquisite. È un medico, mandiamolo lì. Tutto questo mi fa paura perché purtroppo negli anni, sia da un punto di vista logistico che da un punto di vista di personale, il Dipartimento di Medicina è stato fortemente penalizzato. E ancora adesso, quando si parla di far fronte ai problemi del pronto soccorso, noi ci rivolgiamo al Dipartimento di Medicina. Allora io dico, scusatemi, ma siamo tutti quanti assolutamente indispensabili in questo ospedale? Se una famiglia non ha soldi, non manda la moglie dal parrucchiere che costa 150 euro a farsi lo shampoo, ma cerchiamo di organizzarci tutti. Noi siamo una realtà che se non vogliamo affogare quest'estate, io ricordati Peppi, lo dissi al collegio di direzione all'inizio dell'anno, attenzione che a Pasqua avremo il problema del pronto soccorso, adesso l'avremo d'estate. E dove li prenderemo? Ci siamo trovati la grande idea di fare gli ordini di servizio. Gli ordini di servizio che cosa comporterà? Che un mio medico andrà al pronto soccorso e io avrò un medico in meno. E come pensate che io con un medico in meno possa continuare a fare quello che faccio adesso? E io devo chiudere gli ambulatori. Chiuderò gli ambulatori, Peppi, ma ricordati che aumenterà il numero dei ricoveri, perché gli ambulatori in ospedale riducono. Un filtro, sì. È un filtro, ma riducono le riospedalizzazioni, perché io il paziente lo dimetto un po' prima e lo vedo 15 giorni dopo in ambulatorio. È una specie di paracadute per noi avere l'ambulatorio, non soltanto per i pazienti, ma per evitare che il paziente possa essere poi abbandonato e ritornarti in ospedale peggio di come l'avevi dimesso. Allora, se cade questo principio, che gli ambulatori possono essere fatti anche dal territorio, scusatemi, forse dobbiamo cambiare completamente questa visione strategica.
Noi dobbiamo capire, e lo sto dicendo, che cos'è che dobbiamo garantire ai cittadini. Noi non riusciamo più a garantire. Con questo personale, se non abbiamo un'iniezione potente di infermieri e medici, non possiamo continuare a garantire quello che facciamo adesso. Ditemi quello che dobbiamo togliere. Togliamo gli ambulatori? E va bene. E là, al pronto soccorso diventerà ancora più affollato. Dottore Bonofì? No, questa storia dei turni aggiuntivi è stata una... Io sono stato un oppositore formale, nel senso che mi sono opposto per iscritto a questa storia dei turni aggiuntivi, perché poi il turno aggiuntivo deve avere un inizio e una fine, perché... Scusami, spieghiamo al pubblico che cos'è il turno aggiuntivo, sì. Perché se no dici che cos'è... Allora, il turno, il un medico che oltre il suo orario di servizio fa dei turni di 6-12 ore che viene pagato a parte. A parte, perfetto. Esatto. Quindi... Allora, prima fa le 38 ore sue, 36-38 ore, e poi può fare questi preturni aggiuntivi di 6 ore. Certo. Quindi sono dei turni in più. E, no, e non è solo un problema medico, ma è anche un problema infermieristico, il che crea una, un problema di medico legale importante. Perché se io faccio 12 ore al pronto soccorso e poi vado a lavorare in un reparto, e questo vale per il medico e per l'infermiere, io primario, o direttore di una struttura complessa, o la mia caposala, non sono garantito sulla... Da quel tipo di prestazione. Gli eventuali rischi che possono derivarne dalla stanchezza, dallo stress del medico, dell'infermiere, e quindi qui non ci possiamo... come dire, coprire gli occhi col prosciutto pensando tanto non succede nulla. Allora, io questa cosa l'ho formalmente scritta dicendo che sono contrario. Certo, la pezza mandare attraverso ordine di servizio è una pezza, ovviamente, come dice Piero Leo. Il punto ancora una volta qual è? Perché noi stiamo parlando di effetti che abbiamo osservato su decisioni aberranti. Cioè, nello stesso momento in cui l'avvocato Gangemi rinunciava ad assumere in deroga al piano di rientro, che poi assunzione era avviso pubblico, contestualmente in Calabria, sul Bur, venivano promulgate avvisi pubblici a Crotone e in altre aree della regione Calabria, per cui era come se in Calabria ci fossero 10 Calabri. Per cui alcuni direttori generali hanno fatto delle assunzioni in deroga con avvisi pubblici e noi siamo dovuti ricorrere ai turni aggiuntivi. Ma e ciò di detto, cosa, voglio dire, cioè di soluzioni aberranti ad una mancata decisione. Perfetto. Questo è il punto. E come se ne esce? Però come se ne esce? Ma il problema è... Lui adesso... ma scusatemi, il dottore Leo una strada la suggerisce. Ma tanto adesso per scontato se ne esce. Che... Adesso, voglio dire, il commissario ha capito che il problema è talmente esplosivo che ha fatto un atto in deroga per cui immediatamente si assumono dei medici per il pronto soccorso e poi altri medici lì dove servono. Quindi, voglio dire, questa questione è stata compresa adesso. Si arriverà prima dell'estate, secondo voi? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ce la facciamo con assolutamente sì, perché queste sono anche le ultime notizie, e cioè che tra le altre cose i tempi sono di 15-20 giorni per una cosa del genere. Per cui questo è stato compreso finalmente. Nel momento in cui da maggio si può partire con delle assunzioni, anche a tempo determinato, presso il pronto soccorso, in attesa che poi si faranno i concorsi e quant'altro, tu puoi smettere di fare turni aggiuntivi. Devi smettere questa attività mercenaria. Né la pezza può essere quella di mandare... gli ordini di servizio, perché è sempre una pezza. I sindacati si sono opposti ai turni aggiuntivi, certo, tranne che al pronto soccorso, mi pare. No, si sono opposti, come metodologia, dappertutto, perché tu quindi, non puoi mandare però dei medici. Però questa fiducia dei primi di maggio già con le assunzioni... Ma io vi dico soltanto che per adesso stanno espletando le procedure preliminari, che sono la mobilità intraregionale, sì. Ci vorranno 10-15 giorni,
poi bisognerà... Scusami Piero, questo è in deroga al no, decreto. Guarda che le notizie che ho sono assolutamente affidabili, poi ti posso certificare. Per adesso non c'è in mente, in questo momento, non c'è nessun incarico che si sta scrivendo. Stanno espletando le procedure previste dal decreto della deroga, che prevede che prima bisogna vedere se ci sono delle graduatorie. Ma quello fa parte del decreto. Ma ci vogliono 15-20 giorni. Ma stiamo parlando ma di una deroga. Ma credo che questo che dice, che dice Piero è vero o era vero fino a qualche ora fa? No, è vero fino a stamattina. Ed era vero fino a qualche ora fa. Allora, siamo in stamattina sono cambiati. Io stamattina l'ho saputo questo. E allora vuol dire che proprio c'è un incalzare di... No, perché no, un momento, c'è un motivo. Io sono a conoscenza che le procedure erano quelle del dottore. Aspettate, perché io ho sollevato un problema a questo. Sentiamo. Ho sollevato un problema a questo. Nella fretta o nell'urgenza di dover riempire determinate caselle, perché mancano un certo numero di infermieri o di medici in quel servizio o in quell'altro servizio, rischiamo di prendere che cosa? Tutti quelli che stanno in ultimi in graduatoria. Certo. Allora, faccio un esempio. Un avviso pubblico, un concorso pubblico, concorso pubblico che è stato fatto in un'altra azienda ospedaliera, in un'altra azienda territorio, roba varia. Noi, concorsi fatti nel 2007, 2008, 2009, lì noi dobbiamo andare a tingere in quelle graduatorie, cioè prendendo gli ultimi della graduatoria. Non andiamo a prendere i primi della graduatoria. Allora, se abbiamo fatto una graduatoria, se noi andiamo a prendere gli ultimi delle graduatorie, signori miei, con la fretta di mettere qualcuno dentro, che cosa andiamo a prendere? Ma quindi questa è la procedura. Io lo contesto. Ma la procedura è questa. Ma la contesto questa procedura, perché negli anni precedenti, dal 2000 in poi, noi abbiamo avuto... Per la fretta di coprire determinati posti, di coprire determinate caselle, quello che diceva prima Piero Leo, e quello abbiamo fatto venire dalla provincia tanti medici. La qualità è molto discutibile. È gente che è venuta volando e poi si è fatto al pronto soccorso, come diceva, nei posti dove e poi si è fatto dichiarare inidonea. Voi immaginate uno che arriva negli ultimi posti dalla provincia di Reggio, che ha una famiglia a Reggio e roba varia, arriva a Cosenza, fa 3 giorni, 10 giorni di lavoro e poi si rende inidoneo e se ne torna a casa. Quindi abbiamo coperto una casella per qualche giorno e non sappiamo neanche con chi. Quando lui diceva dobbiamo avere un turnover, il turnover va fatto a signori miei con dei giovani. Noi dobbiamo avere il coraggio di pigliare neospecialisti, gente di 28, per 30 anni. Per questo ci voleva l'università. Per questo ci voleva l'università. Vabbè, noi in questo momento abbiamo anche altra gente che non entra, tanti specialisti, neospecialisti giovanissimi che non hanno trovato collocazione da nessuna parte perché non ci sono concorsi pubblici da nessuna parte. Dobbiamo attingere a quella fonte, in modo tale che domani avremo il ricambio generazionale di cui tu parlavi. Ma non possiamo andare a pigliare gli ultimi delle graduatorie. Bene. Noi dobbiamo chiudere. Però è stata a proposito di Lea, però volevo fare una piccola aggiunta, 30 secondi, perché quello che dice Valenza è terribilmente vero. I Lea sono fondamentali. No, ma voi pensate che noi non abbiamo un sistema di screening oncologico previsto dai Lea? Cioè in tutta Italia è partito lo screening del cancro colorettale con dei risultati incredibili sulla morte. Non l'ho fatto perché lo devo fare io. Ma i Lea ci sono. Quindi per dire, noi siamo fortemente inadempienti per quanto riguarda l'attivazione di azioni di sanità pubblica che poi a lungo daranno una riduzione della mortalità per cancro del colorettale, come c'è stata per la riduzione del cancro della cervice e quant'altro. E noi continuiamo qui ad annaspare per fare queste cose e non li riusciamo a fare. Quindi veramente la situazione è devastante. Lei dice i Lea non sono rispettati, già ora non sono rispettati. Noi siamo, dal punto di vista degli screening oncologici, siamo inadempienti. Mamma mia, va bene. Abbiamo fatto sì, però abbiamo capito molte cose perché poi chi ci vede dentro sa come funziona la macchina e quali sono i problemi del motore. Io mi auguro che
ci sia presto un intervento deciso, concreto, che si vada oltre gli slogan, oltre gli impegni che si assumono nei momenti caldi. I tempi, onestamente, i primi di maggio, non lo so, ma io mi auguro che sia così. Però vedendo come vanno le cose in questa regione sono poco pessimista da questo punto di vista. Però in questo momento non bisogna, la situazione è critica, ma non bisogna avere la fretta di fare qualcosa di completamente sbagliato, perché ci stiamo giocando i prossimi 10-15 anni della nostra prendiamo atto di questo. Domani ne parleremo con chi ha governato per 5 anni. Bene, grazie per essere stati con noi, per averci illuminato su alcuni passaggi che non avevamo assolutamente compreso di come funziona il sistema della sanità. Siamo sempre dilettanti. Penultimi. Arrivederci e buona serata. Grazie.